Oggi atmosfera romantica. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te ad un nuovo appuntamento di Spazio Sostenibile in collaborazione con Raffaello Libri, lo spazio pensato per celebrare i giorni più importanti dell'anno. Oggi 18 febbraio, giornata del risparmio energetico, riscopriamo la bellezza di un'illuminazione con la luce delle candele. Nulla di più bello e di romantico per riscoprire momenti molto intimi e suggestivi. Avete mai provato a chiacchierare dinanzi alla luce tremolante di una candela? Ha tutto un altro gusto. Provate, ma prima creiamo insieme uno splendido portacandele che potrete usare per le occasioni romantiche e d'atmosfera. E adesso spostiamoci sul piano da lavoro per creare un bellissimo portacandela per momenti romantici e raccolti. Ed ecco l'occorrente per creare una bellissima lanterna. Allora, ci occorrerà un barattolo di qualunque forgia e il suo tappo. Forbici o forbicine, quello che vi viene meglio da usare, una vecchia cintura. Io qua, per esempio, il manico di una vecchia borsa da mare o qualunque tipo di nastro che sia abbastanza resistente, quindi una vecchia cintura, un vecchio manico di borsa come in questo caso, quello che avete a disposizione. Occorreranno anche delle borchiette, queste le vendono in tutti i negozi di creatività, o dei fermacampione. Pistola per colla a caldo e relativa stecca, e mi raccomando, attenti a non bruciarvi, e una candelina. Cominciamo subito. Il primo passaggio sarà quello di unire il barattolo con il tappo, mettendo il tappo sul fondo, così. Quindi, con un po' di colla a caldo, metterò qualche punto di colla sul fondo del barattolo, così, lungo tutta la circonferenza, e andrò a poggiare il barattolo, così. Farò due giri di cuoio, nel mio caso, voi usate quello che avete, potrebbe essere anche fin pelle, due giri alla base. Con un giro coprirò tutto il tappo, quindi prendo la misura ed elimino l'eccesso. E dopo aver fissato il primo punto, piano piano percorro tutta la circonferenza. Fatto il primo giro, faccio partire anche il secondo, così. Quello che avremo sarà questo. Metto un giro di cuoio anche sulla parte superiore a coprire l'andamento a vite del barattolo, che non mi piace per niente da vedere. Quindi, facendolo partire sempre da dove ho le giunture sotto, quindi punto di colla a caldo, quindi percorro tutta la circonferenza. Arrivati al punto di incontro, eliminiamo l'eccesso. Prendiamo un pezzo un po' più lungo, decidiamo la lunghezza. Proprio lì dove c'era la giuntura, poniamo un bel punto di colla e facciamo aderire il nostro cuoio, così. Quindi facciamolo riaderire qui dove c'è l'altra giuntura. Così. Agganciamo la fascetta anche dall'altra parte, decidendo proprio adesso quanto deve essere alta la lunghezza del manico. Adesso l'ultimo tocco per proprio rifinirle ben bene, questo è giusto l'abbellimento finale. Io elimino le codine, quindi se trovate semplicemente la borchietta è molto più facile, quindi potete usare qualunque placchetta metallica tonda che vi piaccia. E adesso, facendo attenzione a non bruciarci, punto di colla
e attacchiamo la placchetta, così, ponendola sopra la colla. Voilà. Uno. Non tocchiamola troppo perché, essendo in metallo, si riscalderà. Bellissima, molto molto country. Che ne pensate? Adesso al suo interno alloggiamo la candelina e, quando vogliamo, accendiamola su un tavolino o appendiamola da qualche parte in giardino, in terrazzo, insomma, per tante serate a lume di candela. Faccio le foto e noi ci rivediamo subito dopo. E spegnete la luce se non siete nella stanza. Riabituiamoci all'essenziale, a non sprecare l'energia quando non è necessario. Molte volte in terrazzo, ma anche in casa, angoli suggestivi possono essere ricreati semplicemente con un po' di fantasia e senza accendere la luce. E allora risparmiamo questo elemento prezioso che è l'energia. Vi do appuntamento al prossimo video di Spazio Sostenibile. Nel frattempo rimani connesso con il mondo di Arte per Te su tutti i social, YouTube, Facebook, TikTok ed Instagram. E qui giù in info box troverai tutti i link relativi a Raffaello Scuola, in cui potrai rivedere questo contenuto e tantissimi altri contenuti didattici e formativi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta e buono spazio sostenibile a tutti!